Ciao a tutti e tutti, qui il vostro capitan Santen Chan che vi manda i suoi migliori auguri per un 1º maggio, festa dei lavoratori e del lavoro, lavoratori che sono disoccupati nel nostro paese e lavoro che non c'è, che manca. Quindi non so che cazzo ci sarà da festeggiare. Poi, come ogni 1º maggio, la liturgia della festa del lavoro e dei lavoratori, con tutte le bande in piazza, dei sindacati che scantazzano sempre le stesse cose, vecchi slogan degli anni 60, 70, quando c'era una sinistra e un partito comunista che funzionavano, Enrico Berlinguer, quella roba lì, Bertinotti. Adesso che sinistra avete là? E tu, Marco Travaglio, a te ti serviva un capitano per la nave che è rimasta senza capitani. Ecco, il capitano ti ha fregato. Il nuovo capitano, perché in pratica ha gabbato il vecchio capitano Calvo. E, ragazzi, ma che stiamo scherzando? L'ha bypassato e adesso è diventato anche capitano della nave Italia. Hai capito? Vabbè, allora io non so che ci sarà da festeggiare questo 1º di maggio, cioè domani, perché adesso stiamo a mercoledì 30 aprile, quindi domani, qua sono le 10 meno 5 di sera, domani mattina buona festa a tutti, uscite in piazza magari a cantare vecchi slogan per legittimare ancora i sindacati che non fanno niente a parte la protesta. Infatti io mi chiedevo in questi mesi, io ho sempre visto dei documentari e degli informativi e degli special, dei dossier della RAI sulla situazione socio-culturale ed economica del nostro paese. Uno si sente compartecipe di trovare delle risposte. Ma è mai servito vedere quei programmi? O sono una forma di tranquillizzare la gente tenendola preoccupata, perché a lungo andare la tensione continua e scade in un rilassamento. Ti abitui all'emergenza e la acquisisci. Quindi veramente non so che ci sarà da festeggiare domani. Tutto quello che si è perso. Le industrie che se ne vanno si fanno pagare per andarsene, per dislocare. Ecco, festeggiate il lavoro che non avete, che vi stanno togliendo per andare all'estero, con tutti gli aiuti di Stato che hanno preso. E non so, c'ho poco o nulla da dire. Io so che domani sarà semplicemente un giorno feriato per chi lavora, per chi ha quella fortuna, e per i più invece sarà un giorno in cui o va in piazza a fare finta che è un lavoratore o rimarrà in casa, perché non saprà che andare a fare fuori. Veramente, oggigiorno anche nella festa del lavoro vai fuori e devi spendere per mangiare, per comprare cose, la benzina. Allora che festa del lavoro è se sei disoccupato? La festa della spesa è del denaro che non hai. Invece se lavori è una festa per spendere il denaro che guadagni, che magari non è molto. Sono le contraddizioni del nostro paese. Si pensa troppo a fare la festa. Adesso forse parlerò del mondiale. Basta col calcio. Ci ha rotto i coglioni. Non ne possiamo più. È un gioco il calcio. Ma nel paese ci sono altre priorità. È giusto spendere miliardi per andare al mondiale? Si potrà fare un boicott economico, sempre con delle giustificazioni politiche per fare un boicott. O una volta ogni tanto un boicott di default, sarebbe il caso. Beh, comunque grazie di seguirmi.
di avermi seguito fino adesso. Più di 30.000 visioni e aumentano giornalmente. E spero di fare del mio meglio e di fare altre cose migliori di quelle che ho fatto. Allora di nuovo, buon 1º maggio, buona festa del lavoro e dei lavoratori, dal vostro Santen Chan. Ciao!